L'Ontario Provincial District Council di Liuna, il sindacato Laborers International Union of North America, la più dinamica, aggressiva e progressiva unione sindacale del Nord America, con il presidente Joseph Mancinelli ed il business manager Cosmo Mannella. In cooperazione con la Local 183 ed il business manager Jack Oliveira ed il comitato direttivo e la Local 506, rappresentata da Carmen Principato e l'intero Executive Board, sono lieti di presentare... Soccer City, quando il calcio è emozione, rabbia, sfida, competizione, tifo, campanilismo. Un incontro settimanale dove gols e interviste, dibattiti e analisi, commenti, botte e risposte diventano il nostro punto d'incontro. Soccer City live su Ching Radio 100.7 FM con Paolo Canciani. Da questo momento siamo in guerra. Ci siamo. Spero di essere l'uomo giusto per questa missione. Morbido il tocco, è un'invenzione per Bleich! Su pennellata di verde, Adam Bleich! Su tocco dentro per Morata! Alvaro Morata! Ci pensiamo noi, a posto, va. Abbiamo giocato insieme, abbiamo combattuto insieme. Nainggolan! Che la gira in porta! Raja Nainggolan! Io piano. Attacco. E arriva Llorente! Prima di tutti arriva Fernando Llorente! Capitano? Gol pazzesco di Totti! Ma cosa ha fatto Totti? E da qui la domanda, che cosa si prova ad essere un genio? È questo il mio segreto, capitano. Tevez, Tevez, Tevez! Sono sempre arrabbiato. Tevez! Corrido! Tevez! Buonasera a tutti. Così era stata presentata la sfida Roma-Juventus, quella che avrebbe dovuto riaprire, era un po' la speranza di tutti gli sportivi, le sorti del nostro campionato, che ha lasciato invece tutto come era prima, invariato, e quindi ha favorito indirettamente il cammino della Juventus verso la conquista del quarto scudetto consecutivo. Buonasera Patrizio Serafini, buonasera Maurizio Becci, buonasera. Poi fra qualche istante vi presenteremo un graditissimo ospite in studio. Allora, Roma e Juve finita in parità, i dettagli, Patrizio. Sì, termina 1-1, gara abbastanza nervosa e tattica, tra l'altro come era prevedibile, tutto nel secondo tempo, Juve in vantaggio al 64esimo, tra l'altro al 62esimo espulsione di Torosidis per doppia ammonizione, due falli a Vidal, uno nel primo tempo, uno nel secondo tempo, poi questo calcio di punizione, gioiello di Carlitos Tevez, Juventus in vantaggio, poi pareggio della Roma al 78esimo con un colpo di testa di Keita, Juventus che sale a quota 58, Roma 49, rimangono sempre 9 punti. Il gol di Tevez, il pareggio di Keita e i commenti in margine a Roma-Juventus li sentiremo dai colleghi della RAI fra qualche istante. È stata una giornata interessante, vittoria della Fiorentina fuori casa contro l'Inter, vittoria di un Torino rampante, passatemi l'espressione, contro il Napoli, ridimensionato per l'ennesima volta. Mi dispiace Alessandro, buonasera. Buonasera anche al nostro operatore, me l'ho scordato di salutarlo in apertura di trasmissione. Quindi una giornata che comunque ha offerto sicuramente spunti interessanti. Maurizio. Sì, caro Paolo, allora detto da Patrizio su Roma-Juve, te sul Torino che ha battuto il Napoli, per il Granata deve aggiungere il 12esimo risultato utile consecutivo in campionato, quindi diventa difficile battere questo Torino. E devo aggiungere che è tornata la vittoria anche la Sampdoria, che ha vinto in rimonta a Bergamo, e c'è questo gran gol, se l'avete visto Paolo, tutti noi l'abbiamo visto, del tuo ex pupillo Muriel, veramente un gran gol. E poi dobbiamo aggiungere che anche la Lazio sta volando, ieri ha vinto nettamente 3-0 a Sassuolo con un altro gol straordinario, questa volta di Anderson, che ha ricordato le gesta di Del Piero, quei tiri all'incrocio dei pali, rientrare, a girare, rientrare, sì, a girare.
tirare. Grande effetto. Continua, caro Paolo, a deludere invece il Milan. E anche l'Udinese. Vabbè, l'Udinese, infatti, l'avevo detto, nella lotta di retrocessione, l'unico a vincere è stato il Cesena, purtroppo ai danni della tua Udinese, 1-0. Perfetto, allora andiamo, prima pausa per la pubblicità e poi cominceremo proprio con Roma-Juventus, che è finita qualche minuto fa. Active Green Ross per i migliori pneumatici invernali e non solo, di Ralph Chiodo. Oltre 70 centri in Ontario al vostro servizio. Peel Chrysler, where nobody beats a deal from Peel, al 212 Lakeshore West, il concessionario che offre i migliori modelli della Fiat 500 al miglior prezzo. LUNA, Labor International Union of North America, distretto provinciale dell'Ontario, con i sindacati 183 e 506. È così semplice. Vieni a trovarci, assaggi il vino e lo compri solo se ti piace il gusto e naturalmente il costo. Milan Winery, la mia e la vostra cantina. 6811 Distill Avenue West, 416-740-2005. Questa settimana la famiglia Cataldi vi offre spalla d'agnello 5,99 la libra, fettine della noce 7,99 la libra, prosciutti di maiale 1,19 la libra, pecorino romano 7,77 la libra, pasta riscossa 77 centesimi, fagiolini 1,49 la libra, peperoni rossi 99 centesimi la libra, arance 19,99 la cassa. Cataldi Fresh Market al 140 Woodbridge Avenue at Market Lane. La tradizione continua. Casa Toscana è il posto dove trovare l'olio extravergine d'oliva Toscano DOP. L'olio viene direttamente dalle fattorie della famiglia Vitali, situate nel cuore del Chianti Classico. Casa Toscana, vi portiamo la Toscana a casa vostra, al 16 di Main Street West a Greensby. Rieccoci in studio, allora, Roma Juventus 1-1. Fatemi subito dare la buonasera all'ospite in studio. Lo etichettiamo subito per evitare problemi. È un tifoso giallorosso, quindi della Roma, al pari di Nicoletti, al pari di tanti romanisti che sono spuntati da alcuni anni a questa parte. Prima non ce n'erano, è vero Alessandro? Ma chissà come sono questi romani. Fabio Campagna, ex funzionario del consolato, buonasera e grazie per essere qui. Buonasera a te Paolo, buonasera Maurizio, buonasera Patrizio e a tutti i radioascoltatori. Feelings romanista dopo questo 1-1. Feelings romanista, guarda, da tifoso devo dire che sono abbastanza deluso, ovviamente, mi aspettavo una vittoria con un gioco della Roma un po' più aggressivo. L'Inter ha dominato la partita, da sportivo devo dire che ha giocato in maniera assolutamente impeccabile, forse un po' troppi cartellini gialli da parte dell'arbitro, ma il resto della partita è stato comunque la quantità di azioni che ha fatto l'Inter è stata la Juventus. E niente, penso a Alberto, al nostro Alberto Milan che vede l'Inter scesa sotto. Sai, sì, vero, allora vero, la mia solidarietà niente, risultato giusto quindi. Risultato giusto, ahimè, io avrei tolto Totti qualche minuto prima. Ecco, ma di questo ne parleremo nel corso della trasmissione, perché io sono sempre della teoria, l'ho ribadita, l'ho palesata già diverse volte, che giocatori, grandi giocatori come Totti oppure il mio di Natale, Stella dell'Udinese, a un certo momento devono anche rendersi conto e qualcuno deve avere il coraggio di dirgli: ragazzi, avete fatto, ma il vostro ruolo non è più quello di giocatore che tiene 90 minuti, leader, eccetera, eccetera, perché altrimenti condiziona purtroppo in negativo gli altri. Andiamo a sentire il gol di Tevez, il pareggio di Keita dal collega della Rai. Non ha perdonato Carlos Tevez alla prima vera occasione. L'argentino porta in vantaggio la Juventus con questo calcio di punizione perfetto, una vera e propria pennellata che ha lasciato di stucco Morgan De Sanctis, che non ha abbozzato neppure l'intervento. 1-0 per la Juventus. Carlos Tevez, sempre più capocannoniere del campionato di Serie A, sale a quota 15 in classifica marcatori. È il quarto gol segnato alla Roma, uno l'anno scorso, due su calcio di rigore nella gara di andata, e questa splendida punizione che ricorda un po' quelle che segnava Michel Platini alla Roma negli anni 80, la battuta imparabile di Carlos Tevez per l'1-0 della Juventus al minuto 19 del secondo tempo. E adesso per la Roma, che è sotto anche di un uomo, diventerà una vera e propria impresa riuscire a recuperare almeno il pareggio.
Ecco la battuta sul secondo palo, il colpo di testa di Keita e poi l'autogol di Marchisio. Torna in partita la Roma con il pareggio di Seydou Keita, che va ad esultare sotto la curva sud per l'1-1 giallorosso. Roma pericolosa in occasione di questi calci piazzati. Già poco fa Buffon aveva dovuto compiere una grande parata sul colpo di testa di Manolas. Keita ha segnato l'1-1 al 33esimo minuto. C'è stata la deviazione davanti alla linea di porta di Marchisio. In realtà credo che si possa parlare di gol di Keita, perché il pallone era comunque indirizzato verso la porta. Conclusione a rete, sì, sicuramente lo dobbiamo considerare gol di Keita, il secondo in maglia giallorossa per il numero 20, che riporta in partita la Roma. Vidal indietro per Chiellini, poi il tocco centrale per Marchisio, in avanti va a cercare Tevez e arriva con qualche secondo d'anticipo il fischio finale di Orsato. Allo Stadio Olimpico il big match tra la Roma e la Juventus si conclude sul punteggio di 1-1, vantaggio di Tevez proprio nel momento in cui la Roma resta in 10 uomini per il doppio giallo a Torosidis, e poi il pareggio al 33esimo di Seydou Keita. Resta inalterata la distanza tra la Juventus e la Roma, con i bianconeri a più 9 rispetto alla squadra giallorossa, considerato che mancano ancora soltanto 13 giornate alla fine del campionato. Dicevamo, questa è un'ipoteca serissima sulla vittoria del quarto scudetto consecutivo per la Roma. Resta soltanto la speranza di una sorta di miracolo sportivo per riaprire il discorso scudetto, ma la grande occasione, quella di ospitare la Juventus qui allo Stadio Olimpico, non è stata sfruttata nella maniera adeguata. Abbiamo sentito il collega della Rai, i momenti salienti di questa Roma-Juventus, momenti salienti che sono stati seguiti a Toronto in ogni bar, in ogni club, in ogni associazione che si rispetta. Noi questa sera andiamo al Toronto Azzurri Center su Kill e Finch, dove un sacco di amici sportivi hanno seguito la partita, e lì abbiamo trovato Roberto Iarucci, non ha bisogno di presentazione, e quindi a Roberto Iarucci, a cui diamo la buonasera e il benvenuto a Soccer City, l'analisi tecnica di questa partita. Roberto. Buonasera Paolo, buonasera. Buonasera a te. L'analisi tecnico. Guarda, per me la Juve era molto, cioè la Roma per me è una squadra difficile da analizzare, perché per me è sbilanciata perché gioca senza attacco, quindi gioca con 6 centrocampisti che fanno rotazione, però francamente una squadra piazzata bene come la Juve non è che ha fatto paura, anzi quando Teve si segnala la Roma si è svegliata un po'. Ecco, la Juve non ha fatto paura, ma era la Roma che doveva fare paura, era la partita, appunto, Paolo, la partita della Roma. Ma la Roma non è capace, come fa a fare il gioco se non ha la punta pericolosa davanti che porta due difensori sempre con quella figura? Cioè io non capisco come una squadra può andare avanti senza quella, cioè quel punto di riferimento che per me la Roma non ha, e quindi insiste su un Totti di 38 anni che non riesce a fare 60-70 minuti come si deve, e quindi è un po' falso il pretesto della Roma per me. Quindi campionato concluso, campionato finito? Sì, per me sì, sì, sicuramente. Troppo superiore la Juventus. Ma non è troppo superiore anche Allegri come legge la partita rispetto a Garcia, o no? Sì, è finita anche perché cioè la Juve è la squadra più completa, con più diversità, con più soluzione. Cioè la Roma rimane sempre con quelli pochi opzioni. Uno di chi è? Gervinho, che sicuramente fa un po' paura per la sua velocità, anche per il fatto che lui piace penetrare sulle ali, però oltre di lui la Roma perderà molto più punti della Juve con altre squadre sicuramente. Io ho la sensazione che la Roma sia in un momento involutivo, e poi c'è la seconda coda, l'hai detto tu pochi istanti fa. Ha venduto destro perché credo che Garcia non abbia il coraggio di dire a Totti: ragazzo mio, sei un grande giocatore, resti un fuoriclasse
al di là di ogni, però il tuo ruolo è forse fare l'Altafini quando giocava nella Juventus, gli ultimi 10-15 minuti, perché la grande giocata, la punizione, l'invenzione dal cilindro di Totti possono sempre uscire. Ma sì, Totti è un grandissimo talento, nessuno discute questo, è un grandissimo talento, però nel ruolo che lui ha operato, anche con questa, sempre con questa carica del leader della squadra, del quello che la squadra deve contare sopra, cioè lui non è capace a portare la spesa a casa come forse lo faceva una volta 10 anni fa, parlo di 10 anche. E allora quali sono le soluzioni alternative? Se non gioca Totti, chi è che c'è la Roma lì avanti per buttare la palla dentro? Questo è il problema per me. Roberto, salutami tutti gli amici del club. Come sta andando il Toronto Azzurri? Bene? Sta andando molto bene. Il tuo centro? Sì, il centro va avanti, stiamo sviluppando dei programmi, Paolo, ogni giorno scopriamo altre soluzioni, è un bellissimo progetto e spero che tutti gli sportivi possa venire a vedere questo centro per capire il lavoro che sta facendo il nostro gruppo. Allora facciamo un po' di pubblicità. Il centro sorge su Kill Street a nord di, o a sud di Finch? Adesso non... No, è a sud di Steele. È a sud di Steele.